segnali di alta tensione, ma senza orientamento. Siamo a Forlì per Billy Jolly, Billy maglia rossa, Jolly maglia blu. Aspettate la sigla e poi lo scopriremo. Ovviamente avremo modo di parlare con voi a lungo durante questa trasmissione. Sei la visione ultra facile da dimenticare. Eccoci, salve, buonasera a tutti e ben ritrovati a Panorama Basket in questo insolito mercoledì sul canale 74 di Teleromagna per raccontarvi proprio dal vivo, nell'imminenza delle partite che si sono disputate e che si stanno disputando, questa post-season del campionato di Serie A2 e di Serie B. Davvero un programma molto ricco che cercheremo ovviamente di sviscerare al meglio grazie all'aiuto di Francesca Piccari. Ciao Francesca, ciao, grazie Enrico di essere con noi. Grazie a te e buonasera a voi, ben ritrovati con questa puntata un po' particolare di mercoledì. Beh sì, insomma, però dai, noi ci siamo e vogliamo essere sempre sulla notizia, come si dice, ci adattiamo al calendario, dobbiamo farvi fare anche voi qualche salto mortale, anche di telecomando da un canale all'altro, ma tutto per raccontarvi ciò che è successo e succederà sui campi assieme ai nostri ospiti, vediamo chi sono. Esattamente, partiamo salutando Alberto Serra, vice allenatore della Pallacanestro Forlì 2.015. Ciao, buonasera, buonasera Alberto. A tutti. Ciao Alberto. Ciao, accanto a lui troviamo invece Riccardo Sabadini, voce del basket Piero Manetti Ravenna. Buonasera. Buonasera a tutti. Ciao Riccardo, grazie. E infine troviamo Valerio Rustignoli, giornalista del Resto del Carlino di Forlì. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Riccardo, ciao Valerio. Insomma, oggi, Francesca, di solito il terzo tempo si dice ci sia nel rugby. Noi oggi a Panorama Basket lo esportiamo nel mondo della pallacanestro, perché qui presenti Riccardo e Valerio sono stati avversari, anche se Riccardo non ci poteva essere fisicamente, in una vincente serie di playoff del campionato di promozione, vinta 2-1 dai Baskers di Valerio Rustignoli sul Basket Club Russi di Riccardo Sabadini. Però noi, che amiamo il terzo tempo, li abbiamo voluti qui tutti e due oggi con presenti a Panorama Basket, e vi ringrazio anche per questo. Assolutamente, è un piacere essere qua con voi e condividere questa poltrona con Valerio, che a cui vanno i miei più sentiti complimenti con i suoi basket. Ci ho fatto un bello scherzetto, ecco. Va bene, adesso casomai diremo due cose anche su questo. Puntata che potrebbe regalarvi delle sorprese da qui in avanti, perché vedremo se possiamo anche regalarci e regalarvi una carrambata durante l'arco della trasmissione. Però avremo anche un collegamento telefonico, Francesca. Esattamente, avremo un collegamento telefonico con Valerio Roi, la giornalista del Corriere Romagna, che ci aggiornerà della partita in corso tra Faenza e Firenze. Partita questa in corso, appunto, ci aggiornerà sul punteggio e come va la partita, insomma, esatto, vero Enrico? Esatto, ce la racconterà un po', così come ovviamente voi dovete raccontarci le vostre sensazioni di questi playoff e questi playout, come? Sì, mandando un messaggio WhatsApp al numero 334-7692087, ricordando di salvare prima il nostro numero in rubrica se già non lo avete fatto. Io inoltre vi ricordo di scaricare l'applicazione di Teleromagna, applicazione questa gratuita e disponibile sia per Apple che per Android, che vi permette di seguire tutti i programmi di Teleromagna direttamente sul vostro cellulare, sul vostro tablet, ovunque siate. Ma vi permette inoltre di fare un'altra cosa, ovvero di giocare con noi. Esatto, per vincere un pallone da basket, il nostro quiz, ormai lo conoscete tutti. Oggi un'avvertenza, andate sulla app di TR24 a partire dalle 21.30, cliccate sul menu a tendina a sinistra, dovete andare su diretta, ma attenzione, sulla diretta del canale 74, quello dal quale vi stiamo trasmettendo adesso. Lì troverete il pulsante con su scritto gioca, alle 21.30 lo cliccate e vi apparirà la domanda per vincere. Qual è la domanda, Francesca? La domanda è questa qua: nella stagione 2015-2016 quale giocatore vinse il titolo di miglior straniero del campionato di Serie A2? Ovviamente quattro le opzioni di risposta, una sola è quella corretta, il più veloce a indovinarla vince. Noi andiamo però subito, in maniera molto rapida, a vedere quello che è successo sui campi. Certo. Francesca, mentre tu ti accomodi, permettetemi un attimo un ringraziamento, perché appunto oggi è mercoledì,
abbiamo anche ovviamente la concorrenza tra virgolette di un'importante partita di calcio, non diciamo chi è, tanto sapete tutti qual è la partita in questione, e proprio per questo devo fare un ringraziamento a tutti i presenti in questo studio, gli ospiti, i tecnici, i ragazzi in regia, Francesca e anche un po' il sottoscritto e tutta la rete che hanno fatto uno sforzo importante per garantire comunque di tenervi compagnia in questa giornata, cambiando orari, cambiando canale, cambiando giornata e ognuno rinunciando a qualcosa anche di suo pur di essere qui presenti, ovviamente, come tutte le settimane. Ma Francesca, andiamo a vedere subito quello che è successo sui campi, dunque guardando qual è la situazione dei tabelloni di playoff e di playout. Esattamente Enrico, partiamo con il tabellone dei playoff della Serie A2. Biella Verona 2-0, Ravenna Virtus Roma 2-0, Legnano Roseto 1-1, Bologna Monferrato 1-1, Treviso Trapani 2-0, Agrigento Contatto Bologna 1-0, Trieste Treviglio 1-0, Tortona Mantova 1-0. Ora andiamo a vedere invece i play-out, sempre riguardanti la Serie A2. Abbiamo Chieti Reggio Calabria 1-1, Scafati Forlì 1-1. A seguire abbiamo i play-off invece della Serie B e per questo abbiamo Orzi Nuovi Montecatini 1-0, Firenze Faenza 1-0, Piacenza Bottegone 1-0, Omegna Scandiano 1-0. Infine guardiamo i play-off. I play-out, perdonatemi. Sì, no, play-off, hai ragione te. Play-off, ok, della Serie B. Colti in fallo il Pasini. Abbiamo Montegranaro e Catanzaro 1-0, Valmontone Pescara 0-1, Campli Tigers Forlì 1-0, Barcellona Porto San Elpidio 0-1. Questa è la situazione però in aggiornamento, Francesca, perché andiamo a vedere se c'è già il finale del match in corso che è iniziato alle 19 al Palacattani di Faenza, gara 2 tra i Raggi Solaris di coach Regazzi e il Basket Firenze. Dici un po' come sta andando, se è finale oppure no? È finita a 82-70 per Faenza. Quindi un supplementare, perché questa partita ha avuto bisogno dell'overtime, alla fine ha vinto Faenza che pareggia la serie, dunque va a gara 3 a Firenze. Vediamo anche i migliori marcatori, Francesca. Sì, abbiamo Silimbani con 13 punti per Faenza, mentre invece per la Fiorentina abbiamo Sikarov con 13 punti. Sikarov, esatto. Poi dopo ancora per Faenza c'è qualcun altro che si è distinto? Abbiamo Perin con 16 punti. Perfetto, benissimo. Questi migliori marcatori della partita che dunque Faenza vince, garantendosi la bella che si disputerà a Firenze. Però si sta giocando anche in A2. Eh sì, infatti si sta giocando in A2 e in particolare abbiamo la partita Trieste-Treviglio 49-36 al 19° minuto. Abbiamo poi Agrigento, Contatto Bologna 26-30 al 20° minuto. Infine abbiamo Tortona e Mantova 19-10 all'8° minuto. Trieste in vantaggio abbastanza nettamente, tirato invece tra Agrigento e Fortitudo. Vedremo poi, Francesca, ci aggiornerai durante Certamente. La trasmissione sui risultati appunto di queste attese gare 2 dei playoff di Serie A2. Però iniziamo a vedere ciò che è successo in questo doppio turno di playoff e di playout. Partiamo da te, Riccardo, partiamo da questo 2-0, risultato importantissimo. Ti chiedo subito, Ravenna contro Roma, serie dalle mille emozioni, ancor prima che appunto il risultato, penso che anche te a commentare queste due gare al Pala de André davvero sarai rimasto senza voce, perché è successo davvero di tutto, tempi supplementari compresi in gara 2. Come ho detto ieri sera, commentare questa partita è stata una fatica, non oso immaginare per i ragazzi giocare a questi ritmi infernali. Roma ha un roster tutto sommato abbastanza corto, ma non si risparmia assolutamente e ha dato veramente filo da torcere a Ravenna. Ravenna è stata brava perché in gara 1 è riuscita a piazzare la zampata nel finale grazie ai canestri di Marx e di Tambone, e ieri sera è stata, se possibile, ancora più brava, visto che nel secondo tempo, nel supplementare, ha dovuto fare a meno di Marx. Ciò nonostante ha trovato un secondo americano in Andrea Raschi, che di fatto straniero è perché è di San Marino, e è stato lui a prendere per mano la squadra e a segnare i canestri decisivi insieme ancora a Tambone e a Sabatini nel supplementare.
i canestri del 2-0 che valgono tanto, ma non valgono tutto, perché l'impressione è che la serie sia ancora piuttosto lunga. Eh sì, e mentre voi state vedendo queste immagini dedicate che abbiamo realizzato proprio in gara 2 grazie alla presenza di Deris Ulivi al Pala De André, Riccardo, è una serie che sta ricalcando i binari che ti aspettavi, nel senso Roma, squadra che gioca ai mille all'ora, che tende ad avere punteggi alti ma anche a subire molto. Finora la chiave tattica di questa serie dove l'ha trovata Martino? Di fatto credo che la chiave tattica di Martino sia stata proprio nei dettagli, perché poi di fatto sono state due partite decise nelle fasi finali. Ciò che ho notato di Martino rispetto a Corbani, che secondo me i meriti di Martino vanno scritti nella rotazione migliore, nella gestione degli uomini. Corbani ad esempio in gara 2 ieri sera ha tenuto lo stesso quintetto per 15-16 minuti nel finale, non ha più rimesso in campo Raffa, che non ha fatto una gran partita, però di fatto è comunque pur sempre un americano, ha lasciato in campo Baldasso 39 minuti e nel finale secondo me questo lo ha pagato, perché non sfruttare il vantaggio di un americano concesso da Ravenna potrebbe essere un peccato capitale per Roma. Un americano, Marx, che ha avuto dei problemi fisici e poi aggiorneremo sulle sue condizioni, un altro Smith che si trovava di fronte a uno dei duelli forse più attesi, quello con John Brown, un duello però mi sembra finora sostanzialmente in parità tra i due. Sì, sono due giocatori completamente diversi, Smith molto interno, Brown un mezzo lungo prestato al gioco di interno, perfetto interprete del gioco di Corbani, ama correre, è una pantera, impressionante dal vivo per come riesce in tre falcate a correre il campo. Duello sostanzialmente in parità, duello che Brown sta perdendo pesantemente secondo me è quello con Stefano Masciadri, che è l'assoluto protagonista di questa serie, anche ieri sera 20 punti e tanti tanti canestri importanti anche per lui. Assolutamente, mentre tu commentavi e i giallorossi giocavano, a proposito, questo 2-0 di Ravenna si inserisce una settimana davvero d'oro per lo sport ravennate, perché il Ravenna Calcio è stato promosso, il Ravenna Volley ha conquistato la Challenge Cup, ovvero la possibilità di disputare le coppe europee l'anno prossimo, un momento davvero a tutto tondo, davvero magico per lo sport ravennate questo, e insomma noi siamo contenti di raccontarvelo all'interno del mondo basket. Però mentre appunto Riccardo commentava, il Pomo, ovvero Alberto Serra, giocava con Scafati, però ovviamente avrei seguito non nel dettaglio ciò che ha fatto Ravenna, però questo 2-0 in una serie che si annunciava molto aperta, che forse è ancora molto aperta con Roma, secondo te cosa dice Alberto di questa, del valore di questa squadra, quella di Martino? La Virtus l'ho vista contro Scafati, perché è stata una delle ultime partite che ha fatto Scafati, e mi è sembrata una squadra appunto con un gioco ben delineato, abbastanza corritira, difesa diciamo non solidissima. Non proprio la tua squadra ideale. Non proprio la mia squadra ideale. Mentre invece Ravenna, che conosco molto bene, è una squadra che a me piace molto. Martino per me fa un ottimo lavoro, hanno molto gioco interno, è una squadra quadrata, rotazioni. Non mi stupisce questo 2-0, dico la verità, non mi stupisce. Sì. Devo fare veramente i complimenti a Ravenna. Complimenti che il nostro Riccardo Sabbadini ha inoltrato anche ad Andrea Raschi, grande protagonista, permettimi, assieme a Masciadri, ma assieme anche a Sabatini nel finale del supplementare, insomma, della partita di ieri, andata in scena al Pala De André, e noi Andrea Raschi l'abbiamo sentito proprio a fine match. Vediamo e sentiamo le sue impressioni a caldo. Con Andrea Raschi siete stati orfani di Marx per tutto il secondo tempo, allora ci ha pensato Raschi a vestire i panni dell'americano stasera. No, ci ha pensato la squadra, ci siamo uniti in questo momento di difficoltà, speriamo non sia niente di Derry, perché questa squadra ha bisogno di tutti e tutti gli elementi sono fondamentali, quindi speriamo non sia niente, sia stata soltanto insomma, una cosa precauzionale che possiamo recuperarlo per venerdì. Il resto siamo stati bravi, nel momento di difficoltà riusciamo a trovare quelle energie nervose che servono a una grande squadra per non mollare mai, e oggi l'abbiamo dimostrato. Chi si aspettava una gara 2 leggermente diversa come tema tattico è stato deluso. Ancora corriettire di Roma a fare la differenza. Siete stati bravi a fermarli un po' nel secondo tempo e poi nel quarto periodo nell'overtime, alla fine è stata una guerra di nervi, l'avete spuntata con la voglia di vincere. Questa è sicuramente una loro caratteristica. Se ci hanno fatto un campionato e sono arrivati quinti nell'altro girone vuol dire che lo sanno fare molto bene. Cerchiamo di limitare sempre di più questa cosa e andiamo avanti. Adesso avete due match point da sfruttare al Palatiziano, andate a Roma comunque con il cuore leggero, sapendo che comunque la serie è tutt'altro dall'essere chiusa.
No, assolutamente, con leggero niente. I playoff non si può stare con leggero. È una serie che è lunga e tosta, come avete visto fino all'ultima azione non si sa chi la vince, quindi bisogna stare concentrati per tutti i 40 minuti. E non pensiamo che insomma abbiamo già fatto, perché non è fatto niente. Sono soltanto due partite, ne mancano altre tre eventuali. Questo è il capitano della Piero Manetti Ravenna, Andrea Raschi, le sue parole. Noi ora andiamo a salutare i nostri partner. Francesca, chi è il primo che prende il nostro omaggio? Andiamo partendo dai nostri amici di MC Antifurti, che con i suoi moderni sistemi antifurto dotati di tecnologie all'avanguardia vi permettono di poter controllare e tenere lontani i malintenzionati fin dall'esterno di casa vostra. Infatti, in qualunque parte del mondo vi troviate, potrete gestire il vostro impianto e ricevere l'avviso di qualsiasi evento ad esso relativo direttamente sul vostro smartphone, questo attraverso una comodissima applicazione. Applicazione questa che vi permette inoltre di accendere e spegnere l'antifurto, gestire le luci in giardino e vedere le immagini delle telecamere di casa sia in diretta che registrate. Potrete quindi dormire in tutta tranquillità ed uscire in tutta tranquillità, perché a voi infatti ci pensano le soluzioni studiate e realizzate ad hoc dai tecnici specializzati di MC. Allora potrete richiedere un preventivo gratuito fissando un appuntamento chiamando lo 0543 725395 oppure visitando il sito www.mcsistemi.it o la loro pagina Facebook. MC Impianti Antifurto e Videosorveglianza lo trovate in via Balzella 41G a Forlì. Ma i nostri partner non finiscono qua, andiamo ora a vedere lo spot di GM Infissi. Benvenuti in GM, oltre 60 anni di esperienza nel settore infissi. GM, serramenti in legno, legno alluminio, acciaio, PVC ad alto risparmio energetico. Un grande numero di proposte per ogni esigenza estetica, per il comfort acustico, per la sicurezza, 1000 metri quadrati di esposizione dove trovare la soluzione ideale per i serramenti della tua casa. Tecnici qualificati vi assisteranno per ogni vostra esigenza. www.gm.net. Eccoci qua di nuovo in onda con Panorama Basket e andiamo ovviamente a vedere un po' anche quello che è successo ad ampio raggio in questi playoff e playout. Abbiamo preparato alcune slide, chiedo alla regia di mandarle in onda. A partire però dalla slide numero 2, abbiamo cercato di individuare un po' in tutte le serie quali sono stati, diciamo, i migliori, la top 5, in questo caso la top 5 di gara 1, ragazzi, con tra i Golden di Chieti, che ha messo assieme addirittura 50 punti nella partita contro la Viola Reggio Calabria, però vinta dalla Viola, sì. Gara 1 con un Vosquil da 33, Mike Hall di Biella, straordinaria partita, lo potete vedere dalle statistiche, ma anche da Ross, Jesse Perry di Treviso. Poi con la slide numero 3 vediamo anche quelle che abbiamo definito le menzioni d'onore, perché non sono stati solo questi giocatori impattanti, ma anche in gara 1 Tambone e Adegboye per le nostre formazioni romagnole, davvero un grandi partite. Poi un nome che conoscete a Ravenna tantissimo come Adam Sollazzo, 26 punti e una prova a tutto campo nella vittoria di Treviglio, Marshan Powell della Viola e Perrin Buford nel netto successo di Agrigento. Questi giocatori che a nostro avviso sono stati più importanti nel primo match di questi playoff. Valerio, chiedo a te, insomma, non sono delle sorprese, vedi delle sorprese in questi nomi che hanno dato ovviamente così tanto alle proprie squadre? No, sorpresa assolutamente no. Abbiamo visto i nomi di alcuni dei migliori americani del campionato. I 50 punti di Golden sono, tra l'altro, credo, oltre che un numero clamoroso, la conferma, insomma, della forma di questo giocatore, che però attorno non ha una squadra che gli sta andando particolarmente dietro, e forse basterebbe poco, oppure non lo so, per girare la stagione. Tra l'altro numeri, ad esempio 9 su 21 di Vosquil, che ricordo una cifra simile che ha fatto Ferguson qualche settimana fa. Esattamente. Con questi giocatori, sì, che tirano 20 tiri da 3 punti in una partita. Tutto molto bello. Eh sì, poi vediamo anche con la slide numero 1 quali sono stati i migliori invece nei return match in gara 2 di queste serie che sono già giocate ovviamente di playoff e di playout. Cioè, si conferma Golden ovviamente, come diceva Valerio, però Alberto, abbiamo anche Just Ferguson che assieme a Mike Hall forse rappresenta la coppia più di impatto secondo me di tutta la serie 2, un grande Raivio di Legnano con 31 punti e purtroppo per voi anche Daryl Jackson, che dopo avere disputato una prova
Forse sottotono per larghi tratti del match in gara 1, invece in gara 2 direi che ha messo la firma. Anche qui menzioni d'onore Adam Smith, ma anche Stefano Masciadri. Beh, Derry Jackson l'ho vissuta sulla mia pelle, quindi te la posso raccontare bene. No, ha fatto un'ottima partita Jackson, un po' complice anche forse la nostra difesa, però ha fatto un paio di canestri veramente di ottima fattura. Complice la vostra difesa, arriviamo un po' a toccare i temi di gara 1 e gara 2 di Forlì. Prima di tutto chiedendo a te e anche a Valerio se sull'1-1 con cui ritornate a Forlì avreste messo la firma, è sottoscritto tutta la vita. Prima di tutto Alberto, poi Valerio. Non metto mai la firma su niente prima, nel senso che giochiamo una partita alla volta. Sicuramente oggi, perché siamo tornati oggi, eravamo molto arrabbiati ma anche carichi. Sappiamo che abbiamo due partite in casa dove possiamo chiudere la serie. Siamo consapevoli che giochiamo contro una squadra di talento nettamente superiore alla media. Basta pensare che ha vinto le ultime 5 o 6 partite con squadre che adesso fanno i play-off. Assolutamente, sì. Agrigento e Virtus, per dire, Roma. Quindi sicuramente una squadra con tanto talento, con anche dei difetti. La serie è abbastanza chiara quello che dobbiamo fare. Sicuramente una delle cose da fare è difendere meglio su Jackson, sulle uscite e sui tiratori. Valerio, questo 1-1 però dà a Forlì la possibilità di giocarsi due servizi, no? In casa, venerdì e domenica. Sì, più che altro Forlì è stata brava a riportare a Forlì la serie, appunto ribaltando il fattore campo fino a prova contraria, che insomma... Se Forlì riuscirà a fare 2-2 nelle prossime partite, avrà raggiunto l'obiettivo, quello che è diventato l'obiettivo stagionale. E non è facile, perché come diceva Alberto, Scafati è una squadra che ha molto talento, che però io credo abbia fatto vedere in maniera molto chiara le sue qualità in gara 1, dove ha fatto un quarto e mezzo nella quale ha letteralmente cancellato dal campo Forlì, salvo poi un po' perdersi un po' con i meriti anche di Forlì, che è salita difensivamente in maniera importante, che però è una squadra che mi sembra che abbia qualità ma poi tende un po' a perdersi nei suoi deliri. Parli di Scafati in questo caso. Parli di Scafati. Squadra che ovviamente ha questo reparto esterno con Naimi, con Jackson, con Dobbins, con Santiangelo in parte molto importante, Santiangelo che abbiamo visto giocare anche spesso da play in questa serie, dove però comunque anche i lunghi, vedi Fantoni, vedi Ammannato, vedi Lupusor, in questo momento stanno rappresentando un fattore per Scafati. Ecco, dove secondo te Valerio Forlì deve diciamo cercare di arginare il potenziale offensivo della Givova, che obiettivamente è maggiore, due gare sopra gli 80 punti dicono tutto. Sì, è chiaro che bisogna secondo me sempre partire dai motori del gioco, nel senso che Naimi, un giocatore che magari sui 40 minuti è un po' incostante, soprattutto quando scende Naimi, Scafati in regia, alternative che non sono realmente playmaker, comunque Jackson è uno a cui piace tirare, Santiangeli è un esterno che ha tante alte qualità ma non è di certo un playmaker. È chiaro che però bisogna stare molto attenti, che ad esempio, se non sbaglio, il secondo quarto di Ammannato contro in gara 1 ha comunque fatto vedere che magari i giocatori che salgono dalla panchina, magari un po' meno celebrati, possono incidere in maniera significativa sul match. Alberto, i pro di gara 1 e i contro di gara 2, c'è solo questione difensiva, c'è stato diciamo qualcosa che ha girato in un senso piuttosto che in un altro, ovviamente tra le due partite? Beh, non c'è sempre un solo fattore. Diciamo che gara 1 il pro sicuramente è non aver sbragato nel secondo quarto, essere rimasti attaccati alla partita, probabilmente l'abbiamo vinta lì, cioè a finire meno 10 l'intervallo, avevamo ancora una partita e obiettivamente, come detto Valerio, potevamo anche non averla, perché loro nel primo quarto veramente hanno fatto un primo quarto straordinario. E poi il terzo e quarto quarto sicuramente abbiamo alzato il livello difensivo e abbiamo difeso meglio, soprattutto su Naimi. La partita di ieri è stata una partita un po' strana. Siamo partiti non carichissimi diciamo a livello difensivo, dovevamo aggredire un po' di più, secondo noi dovevamo aggredire un po' di più e volevamo aggredire un po' di più obiettivamente, non ce l'abbiamo fatta,
li abbiamo subiti e se li subiamo a livello diciamo difensivo è un po' un problema, perché comunque loro hanno tanti punti nelle mani e anche in attacco ieri non siamo stati proprio diciamo abbastanza 15 palle perse, molte inizio ripresa che secondo me hanno scavato il solco vero della partita. Però nonostante questo abbiamo fatto 77 punti anche ieri, quindi siamo andati verso gli 80 punti. Esatto. Direi che la chiave è diciamo più sulla parte difensiva, dobbiamo riuscire a difendere meglio, come detto Valerio, sicuramente su Naimi che è il motore, che magari non segna tanto contro di noi, però mette sempre mette ritmo agli altri. E ammannato, per voi forse una sorpresa, per noi invece dello staff era un giocatore che temevamo molto perché viene dalla panchina, classico mezzo lungo con doppia dimensione, tiro a tre punti, rimbalzo corre offensivo, bene le corse di contropiede, esperto, certo. No, veramente un ottimo giocatore. Ovviamente ci torneremo sopra a lungo, ovviamente, delle serie e delle gare 3 che attendono Forlì e Ravenna. Prima pausa pubblicitaria e poi di nuovo Panorama Basket. Benissimo, ritorniamo in onda con Panorama Basket. Sono da poco passate le 21.30 e dunque andate sulla app di TR24, andate sulla diretta, ma la diretta del canale 74, perché da adesso potete giocare per vincere un bel pallone da basket. Noi vi ricordiamo la domanda, Francesca, e anche le quattro possibili opzioni di risposta. Infatti la domanda è questa: nella stagione 2015-2016 quale giocatore vinse il titolo di miglior straniero del campionato di Serie A2? Le risposte possibili sono queste quattro qua: Kenny Lawson, Brian Allen, Josh Mayo e Mark Trasolini. Soltanto una è quella corretta, mi raccomando. Siate veloci. Si gioca fino alle 22, lo vogliamo ricordare. Però Francesca, vediamo anche l'aggiornamento sui tre campi di Serie A2 dove si sta giocando per appunto gara 2 di playoff. Sì, infatti abbiamo Trieste Treviglio 59-38 al 22esimo minuto, Agrigento Contatto Bologna 28-32 al 23esimo, infine abbiamo Tortona e Mantova 48-26 al 18esimo. Tortona del nostro amico Miro De Giuli, che sta prendendo davvero abbrivio in questa partita contro Mantova, ha preso già un discreto vantaggio, così come, a proposito di vantaggi, Francesca ha avuto un importante vantaggio finale, quello un giocatore, adesso ci dirai chi, che si è aggiudicato il premio che noi mensilmente mettiamo in palio, ed era anche, ai noi lo posso dire, l'ultima volta che lo mettevamo in palio. Esatto, purtroppo, perché siamo arrivati ormai alla fine. Questo è l'MV Panorama di aprile e se lo è aggiudicato Melvin Johnson, è stato lui il più votato con ben 51 voti. È seguito poi da Derrick Marks con 37 punti, Matteo Tambone 23, Taylor Smith con 17, Fadi Lusek con 10, Riccardo Castelli 8, Stefano Masciadri 6, infine Ryan Amoroso 4. Dopo di loro ovviamente ce ne sono stati tanti altri, noi abbiamo selezionato i primi 8 da leggervi così, uno dopo l'altro. Premieremo ovviamente, esatto, Melvin Johnson con la targa che ricordiamo anche da chi offre. È la targa offerta dai nostri amici di Marco e Vito, la macelleria gastronomia che trovate in Via Carossa 58 a Forlì, dove trovare poi la grande qualità delle carni e l'eccellenza del nostro territorio. Esatto, allora Melvin Johnson è l'ultimo vincitore del nostro concorso MV Panorama, per cui voglio ringraziare tutti voi che mese dopo mese avete contribuito a renderlo vissuto e davvero vitale con il vostro entusiasmo, la vostra passione, dando settimanalmente il voto ai giocatori che secondo voi erano stati migliori in campo nelle partite di Ravenna, Unieuro, ma anche Andrea Costa Imola, Krebs Rimini, Raggi Solaris Faenza e Tigers Forlì. Ogni singolo voto ha rappresentato tutta la vostra passione per le vostre squadre di riferimento e per i vostri beniamini, quindi ogni singolo voto speso per noi è stato un voto importantissimo, oltre che importante per i giocatori che avete contribuito a volte a far vincere, a volte a comunque a tenere in classifica. Quindi grazie, grazie, grazie da parte di tutti noi di Panorama Basket, ovviamente. Enrico è già stato molto esaustivo, io vi ringrazio anch'io perché siete stati veramente numerosissimi a votare. Pure troppo
lungo. Quando dice esaustivo vuol dire che mi dai una stilettata, no? Che sono prolisso. No, sto scherzando, non è vero, non è vero. Andiamo ovviamente a tornare a parlare con i nostri ospiti di ciò che è stato e ciò che sarà in futuro per quanto riguarda il cammino anche nei playoff di Serie B. Abbiamo detto Faenza pareggia la serie, giocheranno invece domani, Valerio, i Tigers di Giampaolo Di Lorenzo alle 20:30, gara 2 contro Campli, una partita apertissima, così come apertissima è stata la prima sfida tra le due formazioni, decisa da un buzzer beater, da un canestro, da una preghiera, mi verrebbe da dire, di Simone Gatti a un secondo dalla fine. Sì, da una magia, da un'invenzione, insomma, un pivot che in un centimetro prende e tira sulla sirena e fa canestro di tabella, però buono tutto, due punti importanti, decisivi purtroppo per i Tigers, che comunque io credo domani sera in casa possano tranquillamente pensare di giocarsela, anche perché poi insomma è una partita di quelle delicate da vincere o morire. E comunque i Tigers hanno un bagaglio di esperienza non indifferente, insomma, rispetto magari anche ai giocatori di Campli, che sono magari i giocatori più esperti di queste categorie. Comunque andarsi a giocare una partita secca contro Rombaldoni, contro Carraretto, contro Villani, insomma, questo è un bagaglio, un vissuto, no? Come mi piace dire. Agli allenatori, importante per una squadra che insomma credo che possa almeno pensare di giocarsi gara 2 per andare poi alla bella, dove può succedere di tutto. Al Villa Romiti ci sarà una Forlì che sarà senza Matteo Ghirelli, problemi a ginocchio, ha già saltato gara 1, invece Campli recupera Duranti, ex giocatore anche di Ferentino, che sarà del match contrariamente a quanto è stato in gara 1. Mi sembra, come analisi, che Forlì abbia forse più potenziale fisico vicino a canestro, oltre ad esperienza, deve cercare di metterlo a frutto, mentre vediamo anche qui le immagini proprio del canestro decisivo di Simone Gatti all'ultimo secondo, la partita era in parità in quel momento, questo canestro l'ha portata ovviamente dalla parte di Campli. Insomma, ecco, Cicognani, Fontecchio, lì deve cercare ovviamente, secondo te, secondo me sì, Di Lorenzo, di far leva per portare a casa gara 2. È chiaro, sono quelle situazioni che hanno sempre due facce molto nette, nel senso che se da una parte riesci a tenere difensivamente una squadra magari piccola che ti tira nella faccia, poi dall'altra parte puoi avere dei vantaggi nell'andare vicino a canestro, e c'è questo doppio gioco. È chiaro che per i Tigers può essere una dimensione importante, io credo che più che altro dovranno trovare la giusta vena al tiro, come l'altra sera, dove peraltro credo abbiano tirato col 40 da tre punti, quindi tutto sommato sono stati abbondantemente dentro la partita. Riuscire a ripetere quella prestazione e limare qualche dettaglio potrebbe bastare per conquistare la vittoria. Abbiamo parlato di assenti, di ritorni nella serie tra Tigers e Campli. Parliamo di condizioni fisiche, perché anticipiamo una domanda che molto probabilmente voi tifosi di Ravenna ci vorrete fare da qui a poco: come sta Derrick Marks, che è stato, Riccardo, già un po' risparmiato, no, da coach Martino nella parte finale della partita. Raccontaci qual è stato il problema occorso ad Derrick Marks, poi Francesca ci aggiornerà sulle condizioni. Dunque, da quel che abbiamo visto dalla postazione di commento, credo si sia trattato di un problemino muscolare, nel senso che il giocatore ha sentito tirare e Martino in conferenza stampa ha detto che precauzionalmente, seppure il giocatore aveva chiesto di rientrare, lo staff tecnico ha deciso di tenerlo in panchina, di non rischiarlo. È stata una scelta coraggiosa da parte dello staff tecnico, ma comprensibile, perché rischiava di perdere il giocatore per tutta la serie. La scelta ha dato ragione a Martino. È chiaro che adesso bisogna capire qual è l'entità di questo problema. Da quello che è parso di capire, sarà valutato giorno per giorno. La sua presenza è in dubbio per gara 3, certo. Potrebbe farcela, potrebbe non farcela. Infatti, vedremo. Francesca, diciamo cosa ufficialmente dice la società Basket Piero Manetti in riferimento ovviamente al problema di Derrick Marks. Sì, ci riferiscono questo, che Derrick Marks è stato sottoposto ad accertamenti medici dal dottor Massimo Cirilli e gli esami hanno evidenziato infatti una contrattura muscolare al retto femorale della gamba destra, conseguente appunto al trauma subito. Il giocatore ha già cominciato una serie di terapie che proseguiranno nei prossimi giorni e verrà rivalutato giovedì pomeriggio per decidere il suo impiego in gara 3. Ovviamente questo è, grazie Francesca, il quadro della situazione legata a Derrick Marks. Possibile che gara 3
insomma, la salti, Derrick, secondo te, guarda nella sfera di cristallo? Nella sfera di cristallo mi viene da dire che nel caso in cui la sua condizione non fosse ottimale, meglio forse risparmiarlo in gara 3 per poterselo giocare in gara 4. Vista la condizione di 2-0 con cui si va a Roma, poi sarà lo staff tecnico e lo staff medico a fare queste valutazioni. Certo è che sarebbe una brutta perdita per coach Martino, perché comunque obiettivamente in questa ultima parte di stagione Marx ha avuto una crescita esponenziale. Dopo un momento di difficoltà a cavallo tra gennaio e febbraio è cresciuto ed è diventato il faro offensivo di Ravenna più che mai. Assolutamente sì. Francesca, però vedo che i nostri telespettatori a casa ci chiedono altre condizioni fisiche, ad esempio legate ai giocatori della Pallacanestro 2.0 15 Forlì. Esattamente, infatti ci chiedono come sta Simone. Simone Pieric, allora abbiamo visto Simone durante un'azione con un canestro realizzato da Scafati cadere a terra, tenersi il ginocchio sinistro. Da quel momento non è più rientrato. Quali sono le condizioni di Pieric? Era il secondo classico Lopez preso nello stesso punto, si è subito gonfiato durante l'intervallo, quindi a livello precauzionale l'abbiamo fermato e eravamo abbastanza preoccupati. Oggi diciamo che va meglio, ha fatto terapia, è venuto in palestra, naturalmente non ha fatto niente, mi ha fatto pochissimo tutti quanti oggi, nel senso che mi ha fatto tiro, però non ha tirato, però cammina bene. Diciamo domani è il giorno decisivo per la valutazione se riesce venerdì a giocare. Anche perché, insomma, viaggio in treno, andata, viaggio in treno e ritorno, siete tornati a Forlì quando, oggi? Alle 13. Alle 13. Dopo che stamattina siamo partiti alle 6:30, ieri siamo andati a Luna, a Napoli, è stato un bel tour de force. Come lavorerete in vista di gara 3, adesso più che altro video? Domani altro. Facciamo video, allenamento, poi venerdì mattina tiro, walking through, il solito tran tran, diciamo. Il solito tran tran. Oltre a Simone Pieric, Giorgio Valle ha parlato anche di un Ryan Amoroso che alla fine non ha giocato perché forse aveva, diciamo, la spia della riserva accesa. In questi casi, in una serie potenzialmente lunga 5 partite, bisogna gestire. Bisogna ragionare, diciamo, un po' a lungo termine, perché comunque la serie appunto è lunga, giochiamo ogni 2 giorni, Ryan anche lui ha un problema a un piede e quindi si sta parlando questo problema dietro proprio dall'inizio della serie. Sicuramente bisogna un attimo stare attenti a dosare bene le energie. Tanto non so se la regia riesce a farmi un miracolo sportivo degno del miracolo che è riuscito a concretizzare Melvin Johnson in gara 1, ovvero rimostrare la tripla clamorosa di Melvin Johnson sull'80 pari che di fatto ha dato la vittoria a Forlì in gara 1. Però Alberto, insomma, un Johnson che ieri sottotono, soprattutto non gli è entrato in tiro da fuori, in gara 1 assieme ad Adegboy è davvero clamoroso. Sì, ha fatto un'ottima partita. Quello è un tiro che ci ricordiamo tutti. Io stavo pensando prima di quel tiro, ma non solo io, penso tutti quanti, se avessimo fatto il canestro con Ryan e quei due rimbalzi magari in difesa presi invece concessi a loro, non ci sarebbe stato bisogno del tiro, ecco, una vittoria, diciamo, più meritata, anzi abbiamo anche rischiato di regalarla. Poi per fortuna Melvin ha tirato fuori dal cilindro questo canestro che lui ha, diciamo, nelle sue corde, perché sicuramente è un tiratore anche da queste distanze, ed è andata bene. Ieri è andata, diciamo, meno bene, ma complice penso anche il gioco di squadra, anzi sicuramente. Valerio, però questo Melvin Johnson, che ha vinto il nostro premio, anzi il premio dei tifosi come giocatore più votato del mese di aprile, però è un giocatore che è cresciuto tantissimo in tante cose durante la sua esperienza fornitrice. È vero, ha fatto passi in avanti molto marcati. Ricordo una delle prime partite, fu anche un po' beccato dal pubblico forlivese per non essere tornato in difesa dopo un errore banale in attacco, e quello fu chiaramente un pretesto, insomma è un'immagine che mi è rimasta. Invece è un giocatore che ha mostrato grande solidità, chiaramente è un attaccante a cui piace tirare, a cui piace, insomma, fare anche canestri difficili, che per lui difficili sono tirare il più lontano possibile, però è un giocatore che comunque per Forlì è assolutamente preziosissimo e comunque lui, nonostante sia un rookie, ricordiamolo, sta rispondendo con grande solidità anche su entrambi i lati del campo. Riccardo, ricordiamo che ricordiamo che è un rookie, appunto, lei l'ha detto bene, è un rookie, sta facendo veramente passi da gigante, ci sta stupendo anche noi, sia tecnicamente ma anche per la disponibilità verso i compagni, verso lo staff,
e devo dire che non solo lui ma tutti quanti italiani, americani, tutti quanti veramente ci stiamo dando veramente tanto da fare per riuscire a portare a casa questo risultato che, ricordiamoci, due mesi fa. Ma direi che si affrontano due squadre, Forlì e Scafati, sì, nel primo turno di playoff, che due mesi fa, sì, entrambe, sì, insomma, erano più che con le spalle al muro. Sì, eh? Sì. Sì, sì, è vero. Diciamo, abbiamo avuto un percorso simile. Noi forse abbiamo avuto, diciamo, un mese prima, abbiamo avuto le nostre vittorie di fila 4-5, e invece loro hanno finito il campionato, diciamo, in crescendo. Dopo noi abbiamo finito con qualche, diciamo, inciampo, certo, però siamo sicuramente negli ultimi due mesi siamo cresciute tanto. Assolutamente, sì. La regia, vi chiedo un altro favore, via, vi faccio passare di palo in frasco in maniera clamorosa, però mi si è accesa una lampadina in testa in questo momento e mi sono ricordato, insomma, di un nodo al fazzoletto, di una promessa che i tifosi di Ravenna e la società di Ravenna aveva fatto qualche mese fa, di cui parlammo anche qui a Panorama Basket. Ci fu una cena in cui vennero raccolti fondi per dare vita a quello che vedete adesso dietro le mie spalle in questa immagine, ovvero un canestro da mettere in una zona, Riccardo, di Ravenna che si sta riqualificando, ovvero la Darsena. Questa promessa è stata mantenuta, ecco il canestro da dove si può già giocare, no? Basket Ravenna, che non è più solo una realtà sportiva, è anche una realtà sociale, con oltre 400 ragazzi nel settore giovanile. Sono belle queste iniziative perché uniscono sempre di più una società sportiva che sta facendo molto bene alla città, alle persone, insomma, in una zona della città, tra virgolette, difficile, che il comune sta cercando di riqualificare, che a mio avviso, su cui i progetti che stanno nascendo sono piuttosto interessanti. Ci facciamo un uno contro uno, Sabatini e Rustignoli, qui, alla Darsena. Volentieri. La rivincita. Cosa che peraltro, ricordiamo, sì, è successa un paio d'anni fa in una terribile serie play-out del CSI. Quindi questo play-off. Già successo. Quindi è già successo. Gran tiratore, Rustignoli. Ah, perfetto, ricordo. Mettiamo insieme anch'io tiro da 1-3, ovviamente, l'unica cosa che sapevo fare, pure ormai noi tre possiamo sembrare Gazzè, Fabi e Silvestri che fanno i concerti insieme, ci muoviamo praticamente in trittico ormai abitualmente. Scherzi a parte, Francesca, andiamo a salutare altri partner di Panorama Basket. Eh sì, e lo facciamo salutando i nostri amici dell'osteria Don Abbondio, osteria che trovate a Forlì in piazza Guido da Montefeltro numero 16, a lato dei Musei San Domenico. Pensate che Don Abbondio è la sola vera osteria presente ancora in centro storico, nonché l'erede dell'antica Osteria della Trippa, dove i mercanti del territorio forlivese si recavano ogni giorno all'alba per fare una colazione energizzante a base di trippa. Qui dal 2001 Simone Zolli ha trasformato l'osteria in un locale davvero unico e accogliente, permeato infatti da un'atmosfera calda ma informale, forte di una cucina capace di innovare pur rimanendo rispettosa della tradizione. Tradizione questa basata innanzitutto su vini di prima scelta, ma anche sulla trippa, che nel menù trovate sempre assieme ai presidi slow food, alle carni dell'Aia e ai migliori prodotti stagionali. Prodotti stagionali quali Don Abbondio coltiva con cura nel proprio orto e che quindi serve freschi ogni giorno. Vi ricordiamo infine che Don Abbondio vi aspetta tutti i giorni a pranzo e a cena, eccetto il lunedì e la domenica sera. Benissimo, grazie Francesca, ma ritorno subito da te perché andiamo a salutare anche altri nostri sostenitori. Eh sì, andiamo a salutare Romagna Fiere, che ci ricorda un nuovo appuntamento. Infatti dal 15 al 18 giugno a Gabicce Mare e a Gabicce Monte, per 4 giorni e 4 notti, la Perla Verde dell'Adriatico torna ad essere la capitale italiana della disco music e l'epicentro nazionale dello stile vintage, grazie alla seconda edizione di Disco Diva. Il festival musicale, che grazie alla presenza di grandi ospiti internazionali ci riporta a vivere le atmosfere dei Figli delle Stelle anni 70 e 80, sarà impreziosito dal ritorno di Vintage, la moda che vive due volte, una ricca area mercato dedicata agli articoli senza tempo che hanno caratterizzato le epoche passate diventando icone di stile senza tempo. Vintage, fashion remake, collezionismo, modernariato e design si fondono in una rassegna che animerà le vie e le piazze del centro storico di Gabicce, sia a mare che a monte, con esposizioni
espositori qualificati provenienti da tutta Italia, tra i cui stand sarà possibile acquistare articoli capaci di soddisfare ogni curiosità. Non vi resta infine che fare una gita a Gabicce dal 15 al 18 giugno, dalle 17 a notte fonda. Infatti potrete tuffarvi in un clima dove musica, moda e design diventano divertimento e magia. Dopo questa pubblicità, Francesca, Alberto Sara mi guardava con occhio malandrino, cioè spiegami per quale motivo. Mi venivano solo in mente le feste del liceo quando tu ballavi molto vintage al Bulbul. Adesso mi fermo qui perché qualcuno ci guarda, quindi tu mettevi la musica, io ballavo ed erano delle cose che voi umani non potete neanche concepire. Neanche immaginare. Troppi anni passati. Troppi anni passati dei tempi del liceo, però ricordi ancora vivissimi dentro di noi. E belli soprattutto. Belli, esatto. Assolutamente sì. Così come belli sono i ricordi freschi, freschissimi, che ha dentro di sé Valerio Roila, il collega del Corriere Romagna, che saluto, deve essere in collegamento con noi di Panorama Basket proprio in questo momento. Valerio, una partita dalle mille emozioni, quella tra i Raggi Solaris e Firenze, partita di cui abbiamo detto, i Raggi Solaris riescono a conquistare questo successo e garantirsi la bella. Dopo un supplementare, quindi ancora come in gara 1, davvero partita sul filo, no? Raccontacelo un po'. Sì, quindi Palacattani in festa, una partita che l'Arechico ha dovuto vincere due volte, perché ovviamente partita dalle mille emozioni, spesso accade nel basket, ma quando una gara playoff va al supplementare e quando due gare della stessa serie vanno a supplementare, ovviamente si accendono di toni un po' epici e quasi romanzeschi. Faenza, dicevamo, l'ha vinta due volte perché ha preso prima il largo, poi sembrava averla buttata a colpi di palle perse e per le percentuali soprattutto dall'arco. Poi le ha racciuffata quando ogni speranza sembrava ormai persa, con una tripla di Perin sulla sirena del 40° minuto, e poi l'ha rivinta, anzi stravinta, supplementare, dove c'è stata solo la squadra di coach Ragazzi. Eh sì, ecco, nel supplementare abbiamo visto il parziale davvero prepotente, insomma, sì, Firenze ha mollato gli ormeggi, ha mollato di testa, ha mollato di fisico, di sì, condizione, diciamo, atletica, secondo te? Chiaramente l'inerzia a quel punto mentale era tutta dalla parte di Faenza, che poi è partita con un 5-0 firmato Boero, un quintetto piccolo che è stato tenuto molto alla fine della partita, che è stata importantissima per recuperare quando Faenza, dopo il vantaggio di 29-16, era pian pianino scivolata fino al 56-63 a pochi minuti dal termine, quindi sembrava persa. Adesso fatto invece con questo quintetto piccolo, con un Silimbani combattivo sotto i tabelloni, che diciamo ha recuperato i possessi un po' che andavano persi con i supplementari. Poi chiaramente il tiro dall'arco spesso fa la differenza. Faenza aveva tirato 0 su 9 nei primi 20 minuti, poi chiaramente interrompendo quel digiuno dall'arco, pianino le cose sono andate meglio. Boero ovviamente determinante, Perin alla fine la chiusa di pure energie nervose. Ecco. Firenze la parte sua si è un po' slegata, ha cominciato ad attaccare un po' con attacchi troppo individuali, come spesso accade una squadra che è in difficoltà, e quindi l'ha persa a quel punto. Eh sì, ti voglio chiedere, a questo punto si tornerà a Firenze, dove già in gara 1 c'era anche un ottimo seguito di tifosi faentini a sostenere i Raggi Solaris. Dopo due partite davvero così sul filo entrambe, quale copione potrebbe prendere gara 3? A questo punto, come si può immaginare, dal mio partito finché all'overtime, gli elementi a disposizione sono talmente tanti. C'è da dire che Faenza ha sicuramente perso troppi palloni, deve cercare di limitare quelli, perché sia in gara 1 che in gara 2 ne ha persi veramente tanti, forse 17, ma a metà gara erano già 12. Quindi diciamo che quello è un elemento sicuramente da limitare. Per il resto devo dire che ho visto una grande applicazione tattica difensiva. Su Polsonelli c'è stata una staffetta dei difensori, sotto canestro si sono stati molto attenti, quindi le speranze ovviamente ci sono. Ci saranno tanti tifosi, a proposito ci sarà un autobus di tifosi in partenza come in gara 1, per cui vi invito anche, invito chi volesse assistere alla partita a mandare un messaggio anche dalla pagina Facebook dei Raggi Solaris. Sicuramente sarà un bel seguito e speriamo che ci sia una bella partita, ma a questo punto possiamo dire che Faenza merita un pochino di più il passaggio del turno.
Benissimo, grazie Valerio, grazie di questo dettagliato resoconto che ci hai fatto, che insomma i lettori potranno leggere anche domani sulle pagine dei quotidiani, quello per cui scrivi te, quello per cui scrivono anche i colleghi del Resto del Carlino. Ovviamente appuntamento per gara 3, una gara 3 davvero indecifrabile e che, di cui ovviamente vi parleremo anche martedì prossimo a Panorama Basket. Grazie, grazie Valerio di essere stato in nostra compagnia. Buonasera a tutti. Perfetto, Francesca, a proposito di trasferte, anche i tifosi giallorossi di Ravenna si stanno organizzando per andare a seguire la Piero Manetti a Roma, vediamo come. Eh sì, e guarda, qui abbiamo questa schermata del loro sito e qua c'è scritto tutto, vedi, tutti a Roma per gara 3 con il pullman dei Leoni Bizantini. Benissimo, come si deve fare per prenotarsi? Diciamo ci guardiamo subitissimo, vai, vai. Allora... E il costo del viaggio sarà di 57 euro, raggiungimento di 12 adesioni o 35 alle 30 adesioni. E le prenotazioni sono da confermare entro giovedì mattina alle ore 10 e il prezzo del biglietto è acquistabile anche presso la biglietteria della Palatiziano, sarà di 15 euro l'interno e 10 euro il ridotto invece per la gara. Benissimo, grazie, grazie Francesca. Ricordiamo invece in chiave forlivese come... per gara 3 e gara 4 si è già corsa ai biglietti, ovviamente gli abbonamenti non erano più validi, quindi bisognava anche per gli abbonati recarsi in sede o nei punti vendita del circuito Booking Show e Viva Ticket per prendere il tagliando. Più di 1550 tifosi nella giornata di oggi hanno acquistato il biglietto per gara 3, oltre 1200 invece per gara 4, ci si aspetta, Valerio, insomma, venerdì alle 19.30, questo è l'orario, un palafiera pieno. A proposito, ci chiedono anche, Francesca, sull'orario, vero? Eh sì, infatti ci chiedono come mai venerdì si gioca in un orario così inusuale? Perché? Perché c'è un problema col palafiera, era stato promesso per uno spettacolo, mi sembra... La convention della Banca di Foggia. Esatto. Sembrava addirittura che non giocassimo venerdì a palafiera, invece anticipando l'orario riusciamo, diciamo, a giocare in casa. E mi fa piacere questo dato come ho detto adesso perché... avremo sicuramente molto bisogno del nostro pubblico. Assolutamente, credo proprio di sì. Benissimo, grazie Alberto. Dunque, per allestire in tempo il palco per la convention della banca il giorno successivo, ovviamente bisogna dar modo a chi lavora di effettuare il proprio lavoro. La partita si anticipa di un'ora, quindi palla 2 alle 19.30. Ora pubblicità, poi torniamo subito in vostra compagnia. Benissimo, rieccoci, Panorama Basket, terza parte in cui ovviamente continueremo a entrare nel dettaglio delle gare che attendono le nostre formazioni in questo fine settimana, se ne giocheranno altre due ovviamente, gara 3 e gara 4, che come sapete possono risultare decisive, in questo caso per il passaggio del turno di Ravenna e per la salvezza della Pallacanestro 2.015 Forlì. Però non abbiamo solo appuntamenti che riguardano le cosiddette big e i senior, ma abbiamo appuntamenti importanti, Francesca, anche per quanto riguarda i giovani virgulti della palla spicchi, e noi di questo vogliamo anche parlarvi. Esattamente, infatti Enrico, facciamo una piccola carrellata di alcuni risultati, alcuni appuntamenti che riguardano le nostre squadre giovanili, partendo dalle recenti finali nazionali Under 20 che si sono svolte a Roseto. Infatti lo scudetto tricolore è andato a Moncalieri, che in finale ha sconfitto la Virtus Bologna, mentre invece la Krebs Rimini si è arenata ai quarti di finale, purtroppo, dove appunto sono stati sconfitti dalla VL Pesaro. Si terranno invece dal 12 al 14 maggio i concentramenti interregionali del campionato Under 15 d'eccellenza, che promuoveranno appunto 16 squadre alle finali nazionali di Porto San Giorgio, e la bandiera della Romagna la alza One Team Forlì, che a Perugia dovrà vedersela con Borgo Manero, Montevarchi e Aurora Brindisi per cercare di chiudere tra le prime due e passare così il turno. Insomma, speriamo che in questo caso una squadra romagnola ceda alle finali nazionali, bisogna arrivare tra le prime due di questo raggruppamento, speriamo che il One Team, no, Alberto, riesca a staccare questo passo, però non solo. Eh sì, infatti, perché un applauso va ai nostri amici del mini basket del Caossi, che si è aggiudicato il prestigioso torneo internazionale della Garfagnana, battendo in finale i croati dello Zadar Zara.
E infine ricordiamo anche un'altra cosa molto bella, un evento molto bello che riguarda appunto il mini basket, in particolar modo a San Pietro in Campiano, dove domenica appunto il centro sportivo di San Pietro in Campiano diventerà mini basket city per il secondo anno consecutivo, ovvero ospitando quindi la festa provinciale del mini basket Ravennate. Questa manifestazione è organizzata dalla società Cruseri e dalle 10 alle 17 appunto darà vita a un ricco programma di giochi, tornei, pranzi e merende che coinvolgeranno centinaia di mini cestisti provenienti sì da tutta la provincia di Ravenna ma anche da quelle di Forlì e Rimini, quindi questo è un evento da non perdere. Assolutamente sì, e salutiamo gli amici del Cruseri ad Sapir, nella persona in questo caso di Andrea Pezzi che è anche un amico personale. Pensate ragazzi, l'unica persona che ha avuto, lo diceva anche prima in auto venendo verso gli studi di Teleromagna, la sventura non di essere intervistato da me, ma di essere lui che intervistava il sottoscritto, cosa che è al di là di ogni ragione, però l'amico Andrea, che è stato amico anche di tanti anni di Fantabasket, questo poteva e questo un anno, tanti anni fa, fece. Detto questo, entriamo nel clima delle gare 3, però ancora con uno sguardo tra la gara che si è giocata e quella che si andrà a giocare, con le parole del coach del basket Piero Manetti, Antimo Martino, un Antimo Martino che abbiamo sentito ovviamente anche lui a fine partita ieri sera. Ancora una volta abbiamo assistito ad una partita combattuta, avvincente, a conferma delle parole spese nei giorni precedenti anche dopo gara 1, hanno un valore oggettivo perché queste due squadre più o meno si equivalgono, e quindi niente, un'altra partita dove onestamente oggi rispetto a gara 1 secondo me andare ad analizzare gli aspetti tecnico-tattici è un po' più difficile, perché è stata una partita dove soprattutto nella parte finale, nel secondo tempo, le squadre si sono gradualmente disunite e quindi si è visto più la generosità, la capacità nei vari momenti cruciali della gara di fare delle giocate importanti, magari anche al di fuori degli schemi, al di fuori delle situazioni costruite. Personalmente sono molto contento di come abbiamo approcciato la gara, per la qualità del nostro gioco. Purtroppo però non siamo riusciti secondo me a prendere un vantaggio che dal punto di vista del gioco magari avremmo potuto prendere, perché continuiamo a soffrire la transizione di Roma che fa di questo aspetto una parte importante del proprio gioco, e soprattutto quando, come era successo in gara 1, trova alte percentuali in alcuni momenti della partita, diventa difficile contenerli. Anche se è chiaro che noi da qui alla fine dovremmo cercare di limitare il più possibile questa loro caratteristica. E queste le parole di Antimo Martino, riprese dal nostro Dairy Sulivi, che era lì al Pala De André e che, attenzione, ha confezionato una bellissima clip dedicata alle emozioni di gara 2, emozioni sul campo, ma anche sugli spalti del Palazzetto Ravennate, una clip che vi manderemo in onda come sigla finale, come ormai stiamo facendo da qualche puntata a questa parte, per farvi vivere un po' di emozioni anche in coda a Panorama Basket, una clip insomma in versione un po' più riassuntiva, mentre quella diciamo completa, generale, quindi ancora più ampia sia in musica che in immagini, ve la mostreremo sulla nostra pagina Facebook di Panorama Basket nella giornata di domani, pagina Facebook in cui Francesca, noi vi invitiamo sempre a mettere mi piace, perché più siete informati e meglio è per noi, no? Certo, ma soprattutto per voi. Bene, bene, però Francesca, vogliamo continuare a parlare sia di Ravenna che di Forlì anche in termini tecnici, no? Eh sì, infatti ci addentriamo un pochettino nell'ambito dei termini più tecnici di queste squadre con la slide numero 5. Slide numero 5 questa che abbiamo, insomma, noi raggruppato un pochettino quelli che sono i fattori positivi e i fattori negativi, ovvero quelle cose che hanno funzionato un po' meno per queste due squadre. Partiamo magari a vedere i fattori positivi di Ravenna, quindi tra i fattori up vediamo un tiro da tre con risultati notevoli, questo sì perché in gara 1 abbiamo avuto un più 55%, in gara 2 più 40%, esatto.
Tra i fattori positivi ancora c'è un Mashadri che comunque viaggia con 18 punti di media, quindi una buonissima media, e finali all'italiano, ovvero protagonisti di queste finali sono stati principalmente gli italiani, quindi questa è una cosa assolutamente positiva. Però ci sono anche altri fattori, diciamo, che hanno funzionato meno, che sono la difesa nel primo tempo. Infatti sembra, dai, che Ravenna abbia forse concesso anche un po' troppo. 52 punti, Riccardo, di Roma nel primo tempo. Sembrava Roma aver indirizzato. Sì. Esattamente. Ancora l'impatto dalla panchina di Maresca, altro fattore un po' down, no? E infine... Da interpretare, diciamo così. E Smith, questo ci chiediamo. Smith non Smith... è che sembra un po' magari in sordina? Diciamo che per la tipologia di gioco di Roma, Smith fa un po' fatica a accoppiarsi, e quindi Roma poi è molto brava a collassare dentro l'area, quindi soprattutto sui suoi roll è brava a chiudere l'area. E le percentuali di tiro da tre punti sono frutto di una qualità di pallacanestro altissima. Ieri sera a un certo punto nel primo quarto Ravenna era 7 su 8 da oltre l'arco con 7 assistenze, quindi 7 tiri non dal palleggio, ma 7 tiri costruiti con una circolazione di palla. Poi però ti volti verso il tabellone e ti accorgi che Roma è lì perché Baldasso prende una tripla da 9 metri in transizione, perché Brown recupera un pallone e va a schiacciare. Questo è significativo. Sicuramente la qualità della pallacanestro di Ravenna è altissima, però la serie è ancora molto aperta. Ma il palatiziano, secondo te, Roma, questo tipo di basket è in grado di estremizzarlo ancora di più in senso favorevole oppure? Io credo che il palatiziano sarà un boost importante per la Virtus Roma, perché innanzitutto è spalle al muro, quindi non può più sbagliare. In casa sono sempre riusciti a viaggiare a ritmi indiavolati. Hanno bisogno sicuramente di un altro Anthony Raffa, che fino a questo momento è stato il giocatore che gli è mancato di più. 19 punti di media in stagione, 12 in gara 2, neanche in doppia cifra in gara 1. Sicuramente è il giocatore che sta mancando a coach Corbani. Penso che se poi dovesse mancare Marx, a maggior ragione la Virtus Roma abbia le possibilità di riaprire questa serie. Rimandiamo un attimo in onda la slide, regia, perché vediamo anche in ottica forlivese, prima con Valerio e poi anche con Alberto Serri. Insomma, prima di tutto le cose positive è che fuori una partita l'ha portata a casa da Scafati, e quindi, come dicevamo, si è garantita la possibilità di chiudere al Paragalassi. Poi duri a morire, ha voluto scrivere, perché comunque anche in gara 2, in un punteggio che insomma condannava Forlì, la squadra ha lottato fino alla fine con Castelli, con Adegboy, un po' con tutti, per comunque dare un segnale. Ogo e Castelli, Valerio, assolutamente on fire in questo momento. Sì, Adegboy soprattutto ha fatto due partite sui 40 minuti di altissimo livello. Castelli invece, ad esempio, penso a gara 1, che era partito piuttosto male, con problemi di falli, piuttosto fuori la partita, però le giocate di Castelli, al di là dei punti, perché ha fatto un paio di canestri pesanti, nel finale sono state molto importanti. È chiaro che Forlì, dopo ci arriviamo magari nei down, è un pochino più corta di Scafati, quindi ha bisogno che il quintetto risponda presente in maniera importante su tutti e 5 i giocatori. E a proposito di quello che ha appena detto Alberto, già squadra un po' più corta rispetto a Scafati, 50 falli in due partite, molti fin che vi portano a esaurire il bonus dopo appena 3-4 minuti del primo quarto, vi inducono ovviamente a rotazioni anticipate, e insomma sono un problema? Secondo me no, nel senso che è fisiologico per il nostro modo di giocare, molto aggressivo, puoi fare tanti falli, anzi quando non ne facciamo è sempre un segnale negativo, perché vuol dire che non siamo aggressivi, siamo contenitivi e non va bene. Certamente 50 sono tanti, però diciamo che la cosa che mi preoccupa un po' di più è difesa da stringere il primo down. Dobbiamo sicuramente cercare di limare alcune situazioni sugli avversari, su Naimi, sulle uscite, quindi bisogna sistemare un po' di cose. Mi ha voluto mettere anche il Jolly dalla panchina, perché insomma qualche volta Scafati l'ha trovato. Io mi aspetto che questo Jolly possa essere. Lui è stato in parte Michele Ferri con una positiva gara 1. Sì, molto. Può esserlo, speriamo, Pieric nelle prossime partite? Sì, speriamo, oppure Paolin o Bonaccini o comunque. Adesso cioè andare sui singoli secondo me si fa un po' fatica, nel senso che anche Riccardo Castelli si è sbloccato con due canestri nel terzo quarto, però ha fatto un'ottima partita anche lui prima. Cioè, non guardiamo solo i tabellini. Sicuramente abbiamo un tipo di gioco che è molto aggressivo,
che abbiamo bisogno di tutti quanti, a prescindere dal tabellino. Come hai detto tu giustamente, Michele ha fatto una grandissima gara 1 con l'ultimo quarto, una difesa eccezionale. Non ha segnato tantissimo, però è stato determinante, sì, determinante alla fine della vittoria. Quasi quanto la bomba di Melvin, diciamolo. Quindi assolutamente abbiamo bisogno di tutti quanti e speriamo di fare una gran partita sotto livello aggressivo venerdì. Assolutamente. Francesca, abbiamo un po' di domande per i nostri ospiti, anzi no, prima delle domande aggiorniamo, sì, la situazione sugli altri campi, perché da un po' che non te lo chiede, vediamo. Certamente. Ovviamente come sono, a che punto sono arrivate le tre partite dei playoff di Serie 2 che stiamo seguendo, anche se da distanza, in questa nostra puntata di Panorama. Allora abbiamo Trieste-Treviglio 94-68 al 40esimo, Agrigento-Bologna 51-55 al 38esimo, Tortona-Mantova 60 contro 46 al 29esimo. Insomma, tra Agrigento e Fortitudo, Riccardo, cioè, oggi è tiratissima con punteggi diametralmente opposti a quelli di gara 1. Penso che fosse anche facilmente prevedibile, insomma, coach Bonicioli non è che gliel'avrà fatta passare liscio dopo la gara 1 dove hanno concesso 100 punti. Notavamo prima che Nazareno Italiano è stato messo in panchina, non è entrato in campo stasera, probabilmente pino punitivo per lui che in gara 1 si è reso partecipe della provocazione che ha scatenato poi quel gran talento di Perrin Buford. La Fortitudo con l'innesto di Cinciarini mi sembra onestamente una delle più serie candidate al salto di categoria, anche se non può contare inizialmente sul fattore campo, direi. Trieste invece molto bene. Trieste è una squadra che gioca una buona pallacanestro, che andava già molto bene, e poi quando metti dentro, insomma, così per aggiungere un giocatore, metti dentro Cavaliero che torna a Trieste dopo una vita in giro per l'Italia a fare della Serie A, insomma, credo che sia una bella spinta. Attenzione che secondo me Trieste è una squadra molto scomoda, perché magari non ha enormi ambizioni, ma ha le qualità per dare fastidio a tutti. Assolutamente. Francesco, un paio di domande. Sì, andiamo a leggere allora qualche messaggino. Il nostro punto debole sono gli italiani, tranne Castelli, che non riescono a sopperire alla eventuale serata storta degli stranieri. E così non è facile, soprattutto in una serie di 5 partite. Credo che un po' di up and down, come abbiamo chiamato la slide che abbiamo mostrato poc'anzi, ce l'abbiano un po' tutti i giocatori italiani, americani, non solo di Forlì, ma anche di Scafati e delle altre, perché guardando un po', sì, i tabellini, vero Alberto, non solo della nostra serie ma anche di altre serie, è una cosa fisiologica, normale. Poi in questo momento della stagione, insomma, sì, siamo tutti con le energie, certo, un po' a limitare. Non dimentichiamoci che poi alcuni italiani spesso giocano fuori ruolo, perché manca Davide Reati, manca un tre, e quindi Bonaccini, Michele, Ferri tante volte giocano in un ruolo che non è loro. Devono andare a lottare fisicamente con giocatori più grossi, vedi Santiangeli, vedi Dobbins, e quindi ci può stare che poi non riesca la partita come tutti si aspettano, ecco. Quindi non è un fatto di italiano e americano, non è assolutamente una cosa di questo tipo, ecco. Ancora Francesca? Venerdì il basket Ravenna può scrivere la storia, tutti a Roma a sostenere l'ora sì, questo lo scrive Matteo. Sarebbe storia vera, non solo aver raggiunto i playoff, passare un turno con Roma e poi andare a vedersela con la vincente di Biella Verona. Ti chiedo, Riccardo, insomma, che Biella abbia qualcosa in più rispetto a quella che era potenzialmente una mina vagante come Verona. Io credo che anche quella serie lì sia ancora lunga, perché Verona in casa può dire la sua, ha perso 2 partite a Biella ma ha lottato, ha perso di 7 punti sia gara 1 che gara 2. Tra l'altro dopo gara 2 ci sono state scintille tra Mike Hall e Diliegro a partita finita, più è stato aggredito il DS di Verona, Deli Fiori, quindi altra benzina sul fuoco di una serie che è tutt'altra che finita. Certo che sarebbe una pagina di storia del basket ravennate assurda, se pensiamo a dove eravamo anche solo 7-8 anni fa, dove si giocava la Morigi davanti a 30 persone o il Palacos davanti a 30 persone. Qui di fianco a me c'è uno che ha una pagina di storia del basket ravennate scritta. Quanto? Ho vinto la C1. Hai vinto la C1? Una volta che vi un campionato, ricordatelo. Sì. Con chi? Allenatore già? Adolfo Marisi. Adolfo. Sì, mi ha vinto la C1, stato in B2, a Morigi, se ricordi bene, infatti. Infatti c'era. Ridevo quando ricordavo la Morigi e le 30 persone che... 2003. 2003. Mi adesso ricordo perché è nato Pietro. Di Andrei, in gara 2? Più o meno a livello di pubblico? Oltre il 2000 sicuramente. La scelta di gara 1 di sabato alle 18 è stata un po' penalizzante, ma anche lì per impegni dell'impianto non si poteva, sì, fare diversamente.
E ieri sera, ovviamente fra settimana, la gente ha comunque risposto. Ciò che è stato più positivo secondo me è stato proprio il calore. E nel quarto quarto, quando Brown è dato in lunetta con i due liberi per chiudere la partita, la mano ha tremato sicuramente, certo, perché comunque anche è un rookie, quindi sicuramente quello ha inciso, ma anche il palo di Andrea è stato un fattore. Benissimo, Francesca, adesso andiamo a salutare i nostri partner e poi ritorniamo con l'ultimo giro di considerazioni dei nostri ospiti e anche di voi a casa. E sì, andiamo a salutare i nostri amici di Romagna Auto. Romagna Auto che trovate a Forlì in via Ravegnana 403 e a Cesena in via Fogazzaro 119. Romagna Auto da questa stagione, anche auto ufficiale dell'Unieuro, rappresenta per la provincia di Forlì-Cesena i brand Volvo, Land Rover e Jaguar. I suoi 2000 metri di showroom sono a vostra disposizione per vedere e provare tutti i modelli e tutte le novità che i suoi marchi propongono. Inoltre nel suo modernissimo service center trovate tutti i servizi di cui la vostra auto ha bisogno: officina, magazzino ricambi, carrozzeria, verniciatura e centro revisioni. Oggi scopriamo un nuovo stile di SUV, dal design versatile, dotato di standard tecnologici all'avanguardia e che consente una guida impeccabile anche in fuoristrada. È la nuova Discovery, ossia l'ultima generazione dei SUV di Land Rover, con linee più morbide e spazi nettamente più ampi. Pensate infatti che è l'unica nella sua categoria ad essere una vera 7 posti. Inoltre, il nuovo telaio in alluminio permette l'introduzione del nuovo Ingenium biturbo da ben 240 cavalli. La nuova Discovery rimane comunque fedele nelle sue ottime capacità su tutti i terreni e vi permetterà di raggiungere mete ad altri impossibili. Ovviamente il personale di Romagna Auto vi aspetta nei suoi showroom per provarla. Sempre bellissime queste immagini di Romagna Auto, però le proposte non finiscono qua, andiamo ora a vedere Range Rover Evoque. Benissimo, ritorniamo in diretta qui sul canale 74 di Teleromagna per l'ultima parte di questa puntata di Panorama Basket. Rifacciamo un tuffo in Serie B, ovviamente ci aspetta domani la partita dei Tigers contro Campli, andrà la bella come ci ha raccontato Valerio Roila in diretta la serie tra Firenze e Faenza, ma vediamo quello che è successo in gara 1, perché con la slide numero 4 abbiamo cercato di porre anche qui la lente di ingrandimento su quelli che sono stati i protagonisti delle serie playoff nelle prime partite di questi incroci, e vediamo appunto con l'aiuto della regia, insomma, i giocatori che si sono messi più in luce: Valerio Pelliccione di Pescara, giocatore di categoria con 28 punti, 12 su 15 al tiro, 3 stoppate, 2 assist, davvero una partita a tutto tondo. Poi un giocatore che era venuto anche l'anno scorso, ti ricorderai, se ne parlò tanto in chiave forlivese, Diego Corral di Omegna con 27 punti, poi Simone Gatti, il giustiziere dei Tigers, ma anche Alessio Donadoni, gran partita in gara 1 di Faenza, e Stefano Cernivani di Porto Sant'Elpidio, in quella che forse è stata la vittoria un po' più a sorpresa di tutte, Porto Sant'Elpidio che va a vincere a Barcellona a posto di Gotto. Secondo me la partita più sorprendente è stata la vittoria di Pescara contro Valmontone. Valmontone, squadra di un'esperienza clamorosa che ha letteralmente buttato via il fattore campo, perdendo punto punto in casa. Una brutta perdita per una squadra esperta come Valmontone, secondo me quella è la vera sorpresa. Assolutamente sì. Ecco, ci aspettiamo domani dal match del Villa Romiti, un po' ce lo siamo detti, insomma, una gara assolutamente aperta ad ogni risultato, e insomma, garantiamo su una gara 3, no? Sì. Anche perché da quella parte del tabellone, chissà, non si sa mai, dov'è contro possibilmente Porto Sant'Elpidio, potrebbe succedere qualsiasi cosa. Ma sì, ma anche se fosse Barcellona, insomma, credo che da quel punto di vista lì Tigers è una squadra che davvero può vincere e perdere con tutti, lo ha mostrato in questo campionato, giocandosela alla pari con squadre molto forti e poi buttando via magari punti in partite decisamente più semplici.
Ultimo giro di messaggi, Francesca, un paio sì. di considerazioni. Abbiamo questi due messaggini. Complimenti a coach Rustignoli per la vittoria contro Russi. Go Baskers! Qui ce l'immaginavamo che qualcuno venisse a porre il dito sul proposito. Con chi giocherete adesso? Adesso giochiamo domenica contro Medicina, che è una squadra molto esperta, molto grossa, che ci darà sicuramente molto fastidio. Noi siamo partiti facendoci il segno della croce, sperando di salvarci, siamo arrivati a un risultato impensabile, adesso andiamo avanti. Un altro messaggio, Francesca. L'altro messaggio è un uomo di campo e di tribuna, mente e voce di S telecronista Riccardo Sabadini a Sky. Ma magari. Ma magari, è vero. Ma magari. Perché non ci prendono tutti a Sky? Possiamo provare a chiedere. Facciamo Francesca, questo appello. Ci mette una buona parolina per me, Francesco. Guarda, posso provare, lo garantisco, ci proviamo. Proviamoci. Ma attenzione, vi avevamo detto che avremmo fatto una carambata. Beh, io lo devo ringraziare, non di cuore, di più, perché è arrivato da Firenze, è andato a Faenza, ha giocato, ha fatto un supplementare, lo ha perso, ma ha mantenuto la promessa di venirci a salutare, voi, Andrea Nicolai. Grazie. Salve. Grazie Andrea. Direi decisamente ti aspettavi forse di venire qui prima di tutto prima, perché vuol dire che la partita finiva al 40° e poi con un altro risultato in tasca. No, arrivo qua con un po' di amaro in bocca perché abbiamo perso il supplementare dopo aver praticamente preso un canestro da metà campo da tre punti del pareggio, quindi insomma praticamente eravamo passati. Invece canestro da metà campo da tre punti supplementari con quel punto l'inerzia per gli altri, perso la partita, diciamo che un po' girano. Però anzi, vengo fra amici almeno. Vuol dire che ti rifai a cena dopo noi. Comunque, quella è, cioè, l'emotività della partita che chiaramente era vinta e siamo 1-1, c'è da ritornare a Firenze. Però c'è la soddisfazione di aver fatto una partita importante, giocata bene a Faenza, che è un campo molto molto difficile, dove hanno perso 12 squadre su 15 del girone, B, dove c'era Faenza, che è un girone molto tosto. Praticamente avevamo vinto, quindi come sempre bisogna rimanere equilibrati, quindi partita positiva, però risultato nemico e dobbiamo andare a vincere. Adesso in questa sfida della 100 km del passatore, mi verrebbe da dire Firenze Faenza, c'è una famosa corsa podistica che si chiama così, che collega le due città, insomma una gara 3 davvero aperta ad ogni risultato. Tu sei venuto proprio sul limitare della trasmissione, ti chiedo giusto un flash, perché Forlì in casa 1-1 a Scafati, ora si gioca la salvezza al Palafiera, insomma. Ma diciamo che sono stati bravissimi a ribaltare la stagione, perché insomma è successo di tutto, problematiche di roster, cambio di allenatore, rivoluzione della squadra, però senz'altro con l'avvento di Valli, come spesso succede, non perché Gigi avesse delle colpe, ma spesso succede che si cambia l'allenatore, cambia un po' l'inerzia, viene cambiata la squadra e diciamo che ha cambiato marcia. Chiaramente per salvarsi bisogna vincere la partita, hanno fatto un'impresa a vincere a Scafati, che io ci ho giocato, non è un campo mai facile, soprattutto quando le partite contano, difficile sotto tanti aspetti, da ambientali a logistici, quindi bravi a vincere lì e ora... C'è due match ball, quindi molto, Andrea, molto... Hai giocato anche facciamo a Roma. Tifo, chiaramente. Hai giocato anche a Roma tu. Adesso la tua Roma è sotto 2-0 contro una Ravenna che è una delle grandi rivelazioni di questo campionato. Sì, Ravenna, rivelazione, diciamo, per gli addetti ai lavori c'era la consapevolezza che fosse una squadra di un certo spessore, perché americani molto buoni, un allenatore... che già tanto che lavora bene sul gruppo, grande feeling con la società, pressioni relative, perché non è che Ravenna sia una piazza dove è obbligatorio, quindi ideale per far bene, però ecco, i giocatori ci sono, lo staff c'è, quindi diciamo che bravi, ma non... Regia, mi rimandi un attimo i due tabelloni playoff di Serie B, per cortesia, perché è un tabellone adesso da aggiornare, quello che recherà scritto 1-1 tra Faenza e Firenze, però ad Andrea Nicolai chiedo, questo tabellone qui, chi è la squadra da battere?
Ma chiaramente Orzinuovi, che è la squadra che ha vinto il girone B, che a detta di tutti era il girone, diciamo, con la qualità più alta delle migliori. Quindi, cioè, le prime 4-5, direi 6 anche con Lecco, senz'altro di un livello più alto rispetto a quelle degli altri gironi. Poi dopo un girone abbastanza, la qualità scende notevolmente. Insomma, rispetto al nostro, forse le prime sono un po' più deboli, ma nel nostro girone è retrocessa Domodossola a 20 punti. A 20 punti, sì, è vero. Quindi un girone molto difficile. Squadra da battere Orzinuovi, chiaramente dopo è molto interessante il probabile scontro Piacenza Omegna. Però, certo. L'altra, c'è anche altre squadre, esatto, che non è che saranno l'altro con... tabellone. Io chiedo anche ad Alberto, insomma, tutti contro Montegranaro, oppure Montegranaro ha avversarie in questa parte del tabellone? Il campionato di Serie B è un campionato sempre molto 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 difficile, può capitare di tutto. Certamente Montegranaro è la favorita, però come ha detto prima anche Valerio, ci possono essere delle sorprese. Eh sì, assolutamente. Beh, noi siamo veramente alla fine di questa trasmissione. Io ringrazio subito, ma poi con lui chiacchiereremo da adesso, a telecamere spente, Andrea Nicolai per essere venuto comunque a tenerci compagnia. Chiamo a me Francesca perché vogliamo farvi l'ultimo regalo di questa puntata di Panorama Basket, che è questa clip, no? Che il nostro Deris Ulivi ha confezionato. Prima però, Francesca, salutiamo tutti i presenti. Sì, salutiamo oggi i nostri ospiti, partendo da Alberto Serra, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie anche a Riccardo Sabadini. Grazie a voi. Valerio Rustignoli. Grazie a tutti quelli che hanno scelto di guardare al pallacanestro, non lo sport dei piedi. Che... Ecco, bravo, grande Valerio. Bravo, e infine ringraziamo tantissimo Andrea Nicolai per averci fatto questa sorpresa proprio all'ultimo. Esatto. Grazie a te Enrico, ovviamente, grazie a voi per averci seguito questo mercoledì, come diceva anche Valerio, per aver seguito noi. Sì. Noi però vi diamo appuntamento a martedì prossimo, quindi martedì, mi raccomando. Ritorniamo regolari martedì alle 21 sul canale 14 di Teleromagna per l'ennesima puntata di Panorama Basket, ma adesso non staccatevi dal teleschermo perché godetevi questa bella clip delle emozioni vissute ieri al Pala di Andrea di Ravenna, durante e dopo gara 2 tra la Piero Manetti e la Virtus Roma. A martedì. Ma a due. Sì, è festa grande anche per noi di Panorama Basket.
una grande giornata di basket a Forlì per un record di incasso. Noi vi diciamo solo che Panorama Basket sicuramente tornerà, perché siete stati fedelissimi, bravissimi, grandissimi. Grazie, grazie, grazie. Buonanotte e grazie a tutti.